Amici, buongiorno. Stamattina una giornata di pesca favolosa, anche se il tempo è un po' così, c'è un po' di pioggia. Siamo a giovedì santo, 5 aprile, siamo in compagnia del nostro maestro Alfredo Calzarano e Antonio Lucarelli. La voce che state sentendo è di Domenico Lamuta. Siamo di questo splendido paesino Terranova da Sibari. Siamo sulla via del Crati, per arrivare al Crati. Ed ecco i nostri amici. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Maestro, come va? Tutto a posto. Allora, la promessa è debito. Quindi per coloro che hanno visto quel filmato alla pesca all'anguilla con la mazzetta, avevo promesso che fra 10 giorni facevamo un nuovo video con la pesca al cefalo. Sì. Stamattina stiamo andando, anche se la giornata non è tanta buona, però per i pesci forse i pesci sì. Eccoci in macchina, stiamo per arrivare al fiume Crati, il nostro fiume di noi terranovesi, e sempre in compagnia del maestro Alfredo, che ci spiegava un po' l'attrezzatura da usare, che è la canna fissa, giusto maestro? Sì, si può pescare sia con la canna fissa che con il mulinello, però il divertimento è la canna fissa. È più bello. Perché c'è più divertimento nel momento in cui il cefalo viene catturato, c'è più combattimento, c'è più bravura del pescatore. Del pescatore. Io preferisco la canna fissa, poi si può pescare anche con il mulinello, non ci sono problemi. Quindi canna fissa, l'esca bigattino. L'esca il bigattino. Di questo periodo bigattino, dopo con i mesi più caldi si pesca con il farinato, diciamo, a base di formaggio, però di questo periodo ci vuole il bigattino. Quindi ricordiamo che sono le 8 del mattino, bigattini che abbiamo preso proprio ieri dal nostro amico Stefano. Sì. A Spezzano Albanese, Giordano Sport. Giordano Sport, vista la Spezzano Albanese, è un negozio molto attrezzato. Poi c'è Stefano, che per qualcuno che viene da fuori è una persona preparata, è una persona, diciamo, molto competente, che dà dei consigli, ha delle attrezzature speciali. Non è che noi vogliamo fare pubblicità, però è un amico. Ci teniamo a citarlo. Ci teniamo a citarlo perché è una brava persona ed è un negozio molto, ma molto attrezzato sulla pesca. Allora, quindi eccoci al fiume, abbiamo appena fatto la montatura e adesso Alfredo ci spiega come... cosa utilizzare. Allora, innanzitutto la canna, che è da? Allora, noi abbiamo una canna da 4 metri, io pesco con una canna da 4 metri perché peschiamo molto vicino alla sponda. Ok. C'è bisogno di avere canne lunghe. Con una montatura leggera, abbiamo un galleggiante da fiume, vedete? Quindi galleggiante classico da fiume. Da fiume, piccolo, molto piccolo questo qua, perché le toccate le dobbiamo avvertire subito. La lenza madre è di? La lenza madre è un 0,20. 0,20. E poi segue. E abbiamo una sola. Un pallino. Un pallino solo, uno. E un amo dal kamikaze. Vedi? Questo qua. Kamikaze. È un 14. 14 kamikaze. Bronzato. Bronzato. Ci vuole una montatura molto, ma molto leggera. Quindi montatura leggera e adesso inneschiamo un bigattino. Sì, inneschiamo un bigattino. Uno solo? Uno, due, massimo due. Uno a calze e un'altra, diciamo... L'innesco da spigola, da diciamo. Da spigola, sempre quello là. Va benissimo. Vedete come impariamo subito, maestro? Siete molto bravi. Ok, allora andiamo subito andiamo a provare. In questo bellissimo fiume dove non è solo il cefalo che vive in questo periodo. Ci sono le carpe, c'è un'abbondanza di cavedano, c'è la tinga, poi c'è il carassio, il triottolo. Diciamo nei periodi estivi è molto pescoso e anche qualche spigola d'Italia abbiamo presa. Quindi ricordiamo che siamo a più o meno 10 km dalla foce. Siamo a 10 km dalla foce. Fiume Crati. Io faccio un appello ai pescatori che se uno vuol passare un weekend, diciamo, e gli piace la pesca, il fiume Crati nel comune di Terranova è un fiume molto
è un fiume pulito, è un fiume che ti fa divertire da lei. Ricordiamo che effettuare parecchie tecniche, le tecniche da effettuare sono la pesca a mosca, la pesca con il brigattino, la pesca diciamo al cavedano, alla passata, ci sono tanti tipi di pesche da effettuare. Antonio ha agganciato qualcosa, vedete come tira? È una carpa. Ecco, è andato. Eccolo, è un bel cefalo. Al terzo lancio già operativo. C'è nulla da fare, l'esperienza è quella che conta. Eccolo. Un bel cefalazzo, maestro. Vedete? E insomma, l'esperienza, dai. È inutile, possiamo fare quante parole vogliamo, ma... Anche se l'abbiamo tirato senza guadino, perché a me piace... Crudo. Non crudo nel senso, a me piace, diciamo... Il combattimento, non... Certo, col guadino sarebbe troppo facile. Troppo facile. Facciamo una zoomata da vicino per vederlo meglio. Questo sarà un paio di chili, un chilo e mezzo, un chilo e otto. Sì. Vedete? Un bel esemplare di cefalo con il brigattino, eccolo qua. Ma lo devi pescare tu, Domè, io per me ho già finito. Siete voi che dovete pescare. Quindi lo scopo del video, diciamo, è andato. È andato. Adesso possiamo fare quello che vogliamo. Vedete che... Dopo il cambio di montatura, secondo le indicazioni del maestro Alfredo, anche Antonio ne ha beccato uno. Altro cefalo di una bella taglia. Si sta rivelando proprio la profezia del maestro. Se ricordate il video precedente, prenderemo cefale di oltre un chilo e mezzo, giusto maestro? Grande Antonio! Hai visto che divertimento? Non tocca a te, Domenico! Va bene, vediamo se... vediamo se ci riesco. Senza fretta. Portalo. Calma. Santo Domenico. Stai attento. Calma. Eccolo qua. È andato. Eccolo qua! Cefalazzo! Eccolo qua! Vedi? Ci siamo, Domè! Ci siamo! Possiamo andare a pesca, Domè! Possiamo andare, maestro, con lei ovunque! Ve l'ho detto che vi facevo prendere dei cefali! Bello, proprio bello questo qua! Bell'esemplare! Alla prossima! Quindi capita anche di catturare... cavedani, anche se si pesca il cefalo col brigattino, però
Come vedete ci sono anche i cavedi. Che bel cavedo, guarda. Noi in dialetto li chiamiamo i rialo. I pisci rialo. I pisci rialo. Il nonno mio e mio padre lo chiamavano i... Io malgrado capigliavano i pisci rialo. Ok. Le catture ci sono. Sono circa le 11. Pasquale dorme. Vedi come salta. Eccolo lì, il maestro colpisce ancora. Stai fermo. Venite, venite al fiume Crati, venite che c'è un divertimento enorme per i pescatori, venite, guarda. Cefalo al bigattino. Cefalo al bigattino, la promessa l'abbiamo mantenuta. Pasqua, tu dormi, chi dorma non prende pesce. Allora, questi sono i cefali che il maestro Alfredo vi aveva promesso. Dom'è, che ne pensi? È una bella pescata, sono parecchi. Sono parecchi, eh? Anche se alcuni grossi sono scappati. Maestro, che ne pensi? Questa è una bella pescata, ma di questi periodi si fa sempre questa pescata. Si fa sempre, si fa sempre. Sì, sì. Allora, abbiamo finito questa mattinata di pesca e dobbiamo dire che siamo abbastanza soddisfatti. Sono quante? 6-8 catture più o meno. Poi seguiranno le foto. E... 3 o 4 hanno rotto. 3 o 4 hanno spezzato tutto. Purtroppo la mandatura è quella che è. L'abilità ci vuole, perché me ne sono reso conto stamattina non avendolo mai fatto. Allora, io vi dico una cosa, quello che vi raccomando è la mandatura. La mandatura è indispensabile. Un amo 14, una pallina e un galleggiante da un grammo, da fiume, non diciamo... Quelli classici di sughero ad oliva. Quelli classici di sughero. Ad oliva. E non ci sono problemi, vi presentate al fiume di questo periodo, con il bigattino nei vostri, diciamo, nel vostro comune. Poi se volete venire a Terranova cercateci, che ci troviate, qualsiasi persona. Magari andiamo anche insieme a pesca. Se commentate il video, anzi se siete in zona e volete venire con noi, insomma, ci fa solo piacere. Alla prossima. Ciao. Alla prossima, che adesso non ve lo dice, però alla prossima ci sarà sicuramente qualche sorpresa. Ci sarà una sorpresa che vogliamo riservarvi per dopo. Ciao. Alla prossima. Dopo una bella pescata ci vuole un bel caffè con questo giovane che stamattina è stato impegnato, se no altrimenti era pure... Era con noi. Lo so io, una lezione al compartimento. Era di nostri. Era di nostri, era un giovane. Sembra del nostro team. Del nostro team. E siamo... una bella pescata, giusto? Purtroppo l'ora del lavoro non mi permette. Prima il lavoro e poi la pesca. Su qualche altro fronte. Speriamo di pomeriggio, casomai, così. Non ci sono. Quando mi chiamate io sono sempre a disposizione. Io sono sempre a disposizione. Ormai mi state facendo ingiovanire pure a me. Buono. Salutiamo Christian e il Rock Bar a Terranova. Rock and roll. Dopodiché andiamo a mangiare, perché come vedete, mezzogiorno e mezza. Si è fatta una certa. Partigiano sta chiamando Pasquale. Carissimo Pasquale, ma comunque ti sei perso una grande pescata. Abbiamo preso di tutto. Ricordiamo l'amico che... Pasquale, l'amico delle anguille dell'altra volta. Infatti vi saluta anche lui. Ok, buon appetito. Buon appetito, ci vediamo poi stasera.